almeno per lo scudetto il campionato è finito. Andate in pace, come dice il sacerdote alla fine della messa. Il Napoli, dopo un primo tempo difficile alla Spezia, ha avuto l'omaggio di un rigore da resa e il gol di Kvaratskhelia dal dischetto ha aperto la strada alla doppietta di Osimhen, già a quota 16 reti. Il derby milanese per la superiorità municipale e per il secondo posto è andato all'Inter, seconda a 13 punti. Ha deciso Lautaro, Milan sempre più staccato e in crisi. Passo avanti verso la Champions della Roma, che ha segnato due gol in 6 minuti contro l'Empoli. Zaniolo forse al Galatasaray. La Lazio nel posticipo sul campo del pericolante Verona cercherà di rispondere ai giallorossi. L'espulsione di Mele ha condizionato l'Atalanta sul campo del Sassuolo. Gli emiliani hanno vinto bene, espulso pure Muriel nel finale. Gasperini infuriato. Nella corsa per l'Europa il Torino col gol di Caramò ha superato l'Udinese. Adesso è settimo. Anche Fiorentina e Bologna hanno combattuto per le coppe. Protagonista Saponara, gol e traversa, ma i 3 punti sono andati ai rossoblù. Nei posticipi in zona salvezza, Verona contro una Lazio ambiziosa. La Samp forse farà esordire a Monza Gunther e Cuisance. La Juve con Vlahovic e Chiesa in attacco cercherà di recuperare posizioni a Salerno contro un avversario poco malleabile. La vittoria del Lecce a Cremona ha inguaiato seriamente i grigiorossi. Adesso il campionato si accinge a convivere con le coppe internazionali. Speriamo bene per le squadre italiane.